Domani in mezza nuke non tiro. Eccomi. Che è successo? Stai dicendo molto fine Dario. Che è successo? Ma cosa ho detto? Ho detto che oggi si è tolto un po' di Liliane in culo, ha detto. Che è rimasto aggrappato per sbaglio. Ah, perché forse perché ho detto dopo mi faccio una bella cioccolata calda, spero di cagarmi addosso. Ma la pastiglia detox la stai ancora prendendo? Sì, sì. No, no. Ma a parte che non era una pastiglia, cioè... E cos'era? Ma era tipo... Ma... Cioè, non è che era una roba detox. Era una roba che, minchia, serviva un po' a pulire. A pulire da cosa? Sì, dalle impurità. Era una pastiglia magica? Ma ancora, non era una pastiglia, minchia. E cos'era? Ho detto, era una bevanda. E tipo, sì, la bevevi cosa succedeva? Ma in teoria sono quelle che sai, ti purificano un po'. Però mica, se continuavi a mangiare la merda, non capiamo. Ma merda cosa? Ma chi la mangia la merda, cioè? Guarda che a parte gli scherzi, schifezze, minchia, patatine. Ma se sei per mangiare patatine, robe così, a mangiare. Ma cosa dici? Le patatine, minchia, le ho mangiate, guarda, l'altro giorno le mangiavo da una vita. Ma con una pastiglia passa tutto. Ti ha cagato in gola qui, Nico. Ma giochiamo, Nico, o dobbiamo stare qui ancora una volta? Casi, cioè, stavi meglio quando mangiavi quella roba. No, comunque, a parte gli scherzi, te lo giuro, quando prendevo quella roba, minchia, andavo di corpo straregolare. E cioè, era un lassativo, quindi. Ancora, non ero un lassativo. Però comunque ti regola veramente lo stomaco. Come si chiama? Non mi dire giorno e notte 24 ore. No. Erano delle robe alle verdure. Te lo giuro. Ma poi. E quindi uno ma può mangiare quello che vuole, piglia quello e. Ma poi bevevo. No, ma aspetta, quelle robe lì ti davano anche tipo senso di sazietà. Quindi evitavi di mangiare. Ma è tipo magica come roba, bro. Te lo giuro, eviti di mangiare anche ad orari del e cazzo. Tu prendi quella tipo, pastiglia che ne so, là metà pomeriggio. Ti sazia. Io se prendevo quella roba lì, pranzare. Cioè, magari la prendevo. Che ne so, dopo pomeriggio così. Minchia, non mangiavo un cazzo fino a cena, e anche dopo cena non mi veniva fame. Quindi tu praticamente quella pastiglia là ti sazia. Ancora, non era una pastiglia, madonna di Cristo. Ti fa andare di corpo regolare, ti dà tutto quello che ti serve per vivere. Cancella tutto il cibo di merda che hai mangiato prima. Oh, queste sono robe che vi state inventando voi, queste, che non ho mai detto. Ma lui non mangia mica cibo di merda, perché credi di queste robe. No, è vero, che ti purifica, potevi mangiare tutto quanto quello che volevi. Non ho mai detto questo. Sgrassava. Come si chiama sta roba? Figa, ad essere così sembra il fagiolo di Dragon Ball, il fagiolo di Balzar. Ma minchia, ma siete voi che state ingigantendo le robe? Cioè, io semplicemente ho detto che minchia, cioè andare di corpo regolare. Ma perché non avevi te sei stitico? No, però sai... Cioè... Ma quanto caghi al giorno? Boh, dipende, zio, da quello che mangio. Tipo, dieta... Classica, patatine, robe così, no? Quella che mangio ecco. Non è vero, guarda che le patatine a parte gli scherzi non le mangio mai. Sgrassava con il giacale. Ma le avete ordinate da Media Shopping quelle pastiglie o cioè dove le avete prese? Trovate in mezzo alla strada. Viste in un cassone le ho prese. E poi invece con quella roba che avevi detto, quell'elettrostimolatore per i glutei, come è andata a finire? C'ho un culo da paura. Fregalo il fart, minchia, mangia quello che vuole, prende la pastiglia e si risolve tutto. Elettrostimolatore, non si muove mai. E c'ha un culone. Fregalo, cioè. Fregalo il fart. Cioè, letteralmente. Capito, Nico? Tu che ti alleni, mangi sano e sei un coglione. Sì, ma vedi che io non ho mai detto che. Non è che ho detto che sono messo di fan di marire o cosa. Dentro senza cioè. Mangiare McDonald's tutti i giorni, grazie a quella pastiglia. Sì. Grande, Nico, ho detto questo. Ma te l'ha venuta la farmacista Vandamarchi per caso? Sì. Entra, Dario. Minchia, Nico si butta dentro quei siringoni nelle braccia sperando di avere le braccia grosse. Grazie, Daniele, per il 21. Buona sera, figurati. Come si grazie chiamano? Mille, aspetta, quelle robe che Sintol. Usa in Russia lì ogni tanto. Il Sintol. Nico, guarda che quel Sintol è una merda, non usarlo. Ma bro, ma sta GB, cioè, l'ennesimo game. Devi entrare fart, zio. Ma veramente, muoviti, cazzo di fart. Ditemelo, ma vedi, non lo sapevi comunque, neanche tu. Comunque, se GB di merda, basta, cioè, basta. Che zio, fermi il lobby, zio.